Sindaco Pugioni, allora ci siamo. In 3 giorni Carloforte raggiungerà l'obiettivo tanto a lungo inseguito. Assolutamente sì, siamo pronti, è il primo passo per ripartire. Dall'inizio della pandemia, tra l'altro, che chiediamo attenzione per le isole minori, a seguito appunto della precarietà e dell'insufficienza dei servizi sanitari. Partiamo con questa vaccinazione di massa, contiamo di vaccinare circa 4.200-4.300 persone. Il mio augurio è che questo processo intanto continui in tutto il territorio sardo, si possa continuare in questa direzione. Noi siamo strafelici già che dalla prossima settimana saranno vaccinati tutti gli abitanti di Sant'Antioco, Calasetta, che è comunità fortemente legata alla nostra storia e con rapporti affettivi indissolubili. Il processo dovrà continuare anche nella nostra madre isola, proprio perché anche lì ci sono situazioni ad alto rischio e comunità montane che subiscono i disagi come nelle isole. Per noi la stagione estiva è alle porte, il turismo è vitale, in sicurezza sia per noi che per i turisti, ma in genere per tutta la comunità, pensando soprattutto alle categorie più fragili. Diciamo Residenti, che residenti domiciliati, ma anche coloro che lavorano abitualmente sull'isola. assolutamente sì, noi abbiamo voluto appositamente allargare questa possibilità, questo progetto a chi nell'isola, a tutte le categorie. Siamo partiti dall'idea di vaccinare sì i residenti, ma abbiamo allargato a tutta una serie di categorie di non residenti che hanno contatti quotidiani con l'isola, come il personale docente e non docente dei nostri plessi scolastici, i lavoratori che operano nelle imprese che giornalmente hanno attività sull'isola, comprese le tonnare, le banche, le attività edilizia, il personale delle attività commerciali stabili, gli ambulanti, il personale delle attività di ristorazione, tutte le persone che sono costrette anche ad assistere i propri cari perché anziani o infermi, quindi i conviventi. Avremmo voluto allargare proprio a tutti, ma questo non è stato possibile, ma tutte queste categorie siamo riusciti a inserirli e siamo molto soddisfatti. Ecco, la sede sono le scuole elementari, ricordiamo gli orari da venerdì a domenica. Sì, la sede è il nostro storico edificio delle scuole elementari. L'inizio sarà domani alle 9, dalle 9 alle 13 al mattino, poi dalle 14 alle 18 per tutti e 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Niente, partiamo domani mattina con grande emozione ma con grande soddisfazione, in modo tale che, ripeto, questo processo che continui e continui in tutte le altre località, in tutte le altre, nel territorio veramente che ne ha bisogno, perché la Sardegna ha necessità di ripartire. Abbiamo sofferto abbastanza e adesso dobbiamo avere la possibilità di diventare COVID-free per dare un impulso abbastanza importante alla nostra economia interna.